up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. Salve a tutti ragazzi, allora oggi sono qua con questo tutorial per praticamente aumentare la velocità di uTorrent. Allora, ho fatto questo video perché su YouTube ci sono tanti video di uTorrent, ma chi dice di scaricare chat engine su uTorrent non serve assolutamente a niente, perché visivamente ti dà praticamente che stai scaricando anche a 5 mega, ma non sono reali, ecco, assolutamente. Quindi, come potete vedere, io in questo momento sto scaricando 698 KB al secondo, comunque varia anche in base alla connessione che voi avete e ai SED per che condividono gli altri utenti. Comunque mi aggiro sui 700, che comunque non è male. Adesso io per scaricare MV2 ci ho messo all'incirca un'ora e mezza. Comunque, a questo punto facciamo opzioni, non so se volete spuntare anche queste cose qua. Allora io, vabbè, barra strumenti, vi lascio un attimino per copiare, per chi non ce la fa magari può mettere in pausa. Poi andiamo su impostazioni, allora generale lasciate tutto com'è, qua consiglio di non toccare niente. Allora interfaccia, vi lascio un attimino per spuntare tutto quanto. Penso che comunque qua neanche io abbia toccato qualcosa, quindi potete lasciarlo così com'è. Perfetto. Ok. Cartelle, queste praticamente ti dice dove posizionare i file ricevuti, ma questo dipende poi da voi, ecco, non dipende certamente da quello che vi dico io. Allora, passiamo subito alla prima fase, connessione. Allora, porta usata per le connessioni in entrata, mettete questo numero qua, 45682, ripeto 45682, e non porta casuale, che praticamente vi dà in automatico all'installazione di uTorrent. Poi qui c'è scritto abilita mappatura porta e lo spuntate, dovrebbe essere già spuntato tutto tranne porta casuale ad ogni avvio. No, non lo spuntate, altrimenti vi cambierà ogni volta questa, praticamente non va, cioè vi sfasa tutto quanto, non andrà più alla stessa velocità, ma forse si riduce sui 70-80 KB al secondo. Come potete vedere, ancora io mi aggiro su questa fascia. Tipo, allora, server proxy tipo nessuno, quindi se avete HTTP o qualcosa voi mettete nessuno e fai applica. Poi andiamo su banda, limitazione velocità di upload, io velocità massima ho 30, ripeto 30, se qua l'avete spuntato, in questo caso così, non so, avete qualsiasi altro numero, voi mettete 0 e ritogliete la spunta. Qua velocità massima di download KB al secondo 1890. Poi opzioni per il limite della velocità globale, il primo non lo spuntate, il secondo sì, il terzo no. Numero di connessioni, massimo numero di connessioni globali mettete 200. Numero massimo di pair connessi per uTorrent 2329. Numero di slot upload per torrent 14. Poi spuntate, sì, nel vostro caso non è spuntato, usa slot di upload addizionali se la velocità di upload è minore del 90%, fate applica. Mi raccomando, non fate ok perché vi si chiude la schermata. Poi andiamo su BitTorrent. Anche qua copiate tutto. Questo qua, allora, cittografia protocollo dovrebbe essere già abilitata. Se nel vostro caso è disabilitata, l'abilitate e poi spuntate permette configurazioni in ingresso non cittografica. Poi qua copiate tutto. Fate applica anche qua, senza fare ok, mi raccomando. Limiti di trasferimento, io qua non ho toccato niente, lasciate tutto com'è. Poi andate in coda. Allora, impostazioni coda, allora, numero massimo di torrent attivi, allora scusate, numero massimo di torrent attivi fate 60 il primo qua, numero massimo di download attivi 63, vi lascio un attimo per copiare. Poi colonna condivisione valore predefinito, il rapporto minimo 100 il primo,
Tempo minimo di condivisione minuti mettete 0, numero minimo di condivisioni disponibili 0, non spuntate il primo, questo qua usa priorità maggiore per la condivisione rispetto al do not, non lo spuntate. Allora qua lo spuntate, togliete qualsiasi numero avete, mettete 4, ritogliete la spunta e fate applica. Poi, pianificazione qua, questo cioè, è a vostra scelta, potete metterlo o non metterlo, che questo qua va in base alle vostre, cioè a quello che pensate voi, insomma. Poi il remoto lasciate tutto com'è, riproduzione lasciate tutto com'è, anche qua dispositivi associati lasciate com'è, avanzate, l'unico che qua dice praticamente attenzione, non modificare, ma non succede niente. Dovete andare su bt.alloway-same-ip da true. Se è falso, voi ci cliccate, vedi? Falso, vero. Voi dovete mettere vero, fare applica e poi fare ok. Adesso praticamente, una volta che voi avete fatto questo, non è finita qua. Praticamente dovete, per renderlo praticamente queste opzioni effettive, dovete uscire da uTorrent, quindi file qua in alto, esci. Sei sicuro di voler uscire da torrent? Sì. Aspettiamo un attimo, aspettate circa 30 secondi, un minutino, farà un po' di storie per rientrare. No, invece no, è entrato subito. Comunque, adesso potete vedere, date gli attimo di tempo, all'incirca ci vorranno 10 minuti prima che il torrent si stabilizzi completamente alla nuova velocità. Quindi anche se per i primi, ne so, dategli anche mezz'ora, se non si stabilizza subito, attendete un attimo e poi più o meno va anche in base molto alla vostra connessione, ragazzi. Soprattutto questa cosa è fondamentale. Comunque, siamo, vedete, sui 642 KB, io più di 800 non sono mai andato, nonostante che abbia una 20 MB di fastweb. Niente, il tutorial è finito, spero di esservi stato d'aiuto, per qualsiasi domanda lasciatemi un commento qua sotto e appena posso vi risponderò sicuramente. Ciao a tutti, grazie.